Allenamento a Bagnalpino per l'Arezzo che prepara la quinta partita in questo Tour de Force che ha visto gli Amaranto scendere in campo 5 volte negli ultimi 15 giorni. È una partita ricca di insidie, non tanto guardando la classifica di una Luparoma che è penultima, ma guardando soprattutto quelle che sono le assenze in casa Arezzo. Anche oggi all'allenamento sono mancati all'appello Barison, Solini e Ferrario, tre difensori centrali, ed è piena emergenza in difesa, tanto che Sottili ha provato una probabile formazione mettendo Rossetti al centro della difesa. Problemi anche in mediana, De Feudis e Foglia sono appiedati dal giudice sportivo, ecco perché in mediana si candidano per un posto a titolare Corradi e Cenetti. Sugli esterni probabile che tocchi a Bearzotti con Yanga. In attacco invece le alternative potrebbero essere la coppia Polidori-Moscardelli oppure i due attaccanti con alle spalle un trequartista. Arcidiacono si candida nuovamente per un posto a titolare alla luce del gol e della buona prova offerta sabato scorso contro la Giana. Come detto, sono assenze importanti quelle in casa Arezzo, soprattutto per gli infortuni, i problemi fisici che hanno colpito la rosa, ma Sciangelo si è allenata a parte. Poi, come detto, Barison e Solini sono rimasti a riposo per i vari problemi fisici che li hanno colpiti, in particolare un problema al polpaccio e un problema alla caviglia. Ferrario è reduce da una distorsione alla caviglia rimediata durante la partita con la Giana Erminio. E poi, come detto, ci sono gli squalificati. Assente ancora Paolo Grossi che tornerà a disposizione dopo Pasqua. Insomma, Sottili deve studiare le alternative. Quello che è certo è che contro la Lupa l'Arezzo riproporrà nuovamente la difesa 3.